approvate all'unanimità dal Consiglio regionale le nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Svelati i nomi dei progetti che si sono aggiudicati il premio Architettura, giunto alla terza edizione. Lo spot dell'Unione Italiana Ciechi di Prato si è aggiudicato il premio La Toscana che fa bene per la miglior campagna di comunicazione sociale promossa nel 2021 da soggetti giuridici, pubblici e privati della nostra regione. Un'estate con oltre 130 appuntamenti per Scandicci Open City, un ricco cartellone di spettacoli e manifestazioni che trasformeranno la città e le sue colline in un grande palcoscenico. Lo sport per tutti. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità le nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica. La legge introduce modifiche alla legge regionale 21 del 2015 ed è stata presentata dal Partito Democratico, primo firmatario il consigliere Andrea Vannucci. Il provvedimento punta a rendere ancora più incisiva la promozione dell'attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce di età e a diversi ambiti di riferimento, da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato. È una legge che pone l'accento sulla promozione dell'attività fisica e sulla prevenzione, come attraverso l'estensione di un modello che nella nostra regione ha di fatto inventato, ha aperto la strada. L'attività fisica adattata è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e nei nostri territori. L'obiettivo è quello di allargare la platea, dalla popolazione anziana alla popolazione che presenta delle fragilità legate evidentemente al tema della cronicità. L'investimento in prevenzione è un investimento che ha anche un valore collettivo. Evidentemente il benessere di una persona, se raggiunto attraverso l'attuazione di politiche come questa, è un qualcosa che riverbera positivamente anche sulla collettività e sulla comunità di cui la persona fa parte. Io credo che questo sia un piccolo passo, ma un piccolo passo nella giusta direzione. Per il consigliere Galli si dovrebbe allargare la revisione della legge 21, che manca di alcuni principi, sulla quale sono state già presentati diversi atti e mozioni. E oggi ce la ritroviamo addirittura dopo neanche una settimana, due settimane, ripeto, che è passata in commissione, ce la ritroviamo immediatamente in aula. Avremmo potuto fare qualcosa di molto più completo, di molto più centrato e di dare delle risposte. Questa è un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica, però non si parla né di impianti, non si parla di progetti, non si parla di niente, per cui noi la voteremo favorevolmente, perché comunque si tratta di attività fisica, è un primo passaggio. Aspettiamo poi dopo anche quello che succederà alla Camera, per dove questa modifica della legge per quanto riguarda addirittura lo sport è stata portata all'attenzione prima del Senato e poi della Camera. Insomma, ci sono un po' delle cose che secondo me bisognerebbe più approfondire per quanto riguarda il mondo dello sport in generale, perché credo che abbia una valenza e incida molto in quello che è l'attività e la... I vincitori del premio Architettura. Sapiente uso di materiali sostenibili e di alta qualità, valorizzazione del dialogo tra architettura e paesaggio, soluzioni architettoniche che restituiscono attraverso un linguaggio minimale la valenza civica dei luoghi, la bellezza come elemento preordinante altamente comunicativo. I progetti vincitori della terza edizione del Premio Architettura Toscana mostrano di aver saputo fare conti con i tempi attuali e con una nuova concezione di abitare e fruizione degli spazi, dove oggi sembrano contare di più la responsabilità ambientale e il recupero di un carattere squisitamente domestico a dimensione d'uomo. Delle 140 opere giunte al vaglio della giuria, 5 si sono aggiudicate il premio relativo alle altrettante categorie previste. Credo questo tipo di manifestazioni siano oggi importantissime, soprattutto nel nostro tempo attuale, un momento in cui il nostro paese ha di nuovo la possibilità di fare grandi investimenti, ne sentiamo parlare, ne leggiamo, televisione, giornali eccetera, ma di qualità non se ne parla, quindi il fatto che una regione come la vostra, le istituzioni, ordini, fondazioni eccetera, si prendano la briga di fare un premio di architettura
per premiare delle realizzazioni che sul vostro territorio sono state realizzate per le vostre comunità, credo che sia un fatto prima di tutto civile e poi anche architettonico. Il premio organizzato da Consiglio regionale della Toscana, Ordine degli Architetti di Firenze, Federazione degli Architetti della Toscana, Ordine degli Architetti di Pisa, Fondazione Architetti Firenze, ANCE Toscana, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli architetti, ed è nato per stimolare riflessione e diffondere la cultura del progetto come garanzia di qualità ambientale e civile. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto fortemente per tendere a unire tradizione e innovazione, per sottolineare l'importanza della Toscana come terra che sa guardare al futuro con speranza, ma che partendo dalla sua storia, dalla bellezza della sua architettura, dalla bellezza delle nostre città, si possa però pensare di costruire ancora di più luoghi moderni che sappiano coniugare la sostenibilità necessaria in questo tempo con la bellezza. È un lavoro non semplice, fatto insieme a tanti altri soggetti che ringrazio davvero tanto per l'impegno. 140 opere presentate, la voglia davvero non solo di competere ma anche di collaborare per costruire la Firenze e la Toscana del domani. Abbiamo avuto una bella partecipazione e soprattutto la qualità delle opere è stata alta. Ci sono ancora dei punti sui quali noi cerchiamo di insistere, perché la presenza di opere pubbliche è ancora non così elevata. Noi ci aspettiamo, anche attraverso tutta la campagna di sensibilizzazione che stiamo facendo per l'utilizzazione dei concorsi, di poter avere più opere pubbliche all'interno delle candidature del Premio Architettura Toscana, in quanto è un premio che ovviamente premia tutta la filiera, cioè premia il committente, premia il progettista e premia l'impresa di costruzione. La Toscana che fa bene. Grazie ai donatori, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato ogni anno dà vita a grandi progetti. Quest'anno ha fondato il primo club al mondo di lanciatori di coltelli. Ci manca la vista, non la voglia di sorridere. Il 5 per 1000 si avvicina. Dona anche tu per dar vita a nuovi progetti. Con questo spot realizzato da Atom Production, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato si è aggiudicata il concorso La Toscana che fa bene, bandito dal Corecom della Toscana in collaborazione con il CESVOT, un riconoscimento che assegnava 5.000 euro per premiare la migliore campagna di comunicazione sociale promossa nel 2021 nella nostra regione. Tra i 40 progetti candidati, lo spot a firma del regista Cristiano Gazzarrini si è imposto all'unanimità della giuria. Questa iniziativa voluta fortemente dal Corecom, da Enzo Brogi, che ringrazio, che ha un titolo stupendo, La Toscana che fa bene, mettersi al servizio degli altri, e qual è la migliore comunicazione sociale per raccontare La Toscana che fa bene. Sono orgoglioso della scelta che è stata fatta, è un video stupendo che racconta in maniera dolce, garbata, ma con grande sarcasmo e ironia come anche chi è senza vista partecipa alla vita collettiva della nostra comunità con grande forza, con grande impegno. È un lavoro straordinario, in 40 secondi sono riusciti a raccontare le emozioni con grande spirito autoironico di coloro che vivono questo problema, questa disabilità, ma che anche offrono un'opportunità per riflettere e per sostenere chi si impegna in questa direzione. Per noi è stato importante anche abbattere certe barriere che a volte ci sono anche nella comunicazione, perché il politically correct forse non serve quando vuoi arrivare diretto nell'immaginario delle persone. C'è bisogno di fare un qualcosa che riesca un po' a svegliare, anzi a destare le coscienze che a livello mediale sono abbastanza settate su certi binari. La comunicazione sociale sia da sviluppare sempre di più, perché
in mezzo a tante notizie brutte ci possa essere anche la possibilità di dare delle notizie belle che possono servire al cambiamento anche della società e dei comportamenti della società, e questo video sicuramente va in questa direzione. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato, i cui associati hanno partecipato all'ideazione e anche alla realizzazione dello spot, prestandosi come attori, coglie l'occasione per rivolgere un appello affinché nuovi volontari si possano avvicinare all'associazione per aiutare nei progetti e nelle attività quotidiane. Se qualcuno ha del tempo libero e vuol venire in associazione, troverà il modo di trovare delle persone accoglienti, socievoli, e potrà rendersi utile magari negli accompagnamenti. Noi facciamo un piccolo inserimento della persona che volesse fare del volontariato, lo accompagniamo, gli insegniamo ad accompagnarci e poi pian pianino abbiamo una macchina a disposizione dell'associazione che il volontario potrà guidare per accompagnarci. Ecco. Per cui invito tutti coloro che hanno del tempo a mettersi in contatto con noi. Scandicci Open City. 3 mesi di eventi in un cartellone ricco di appuntamenti trasformano Scandicci fino al 25 settembre in un grande palcoscenico con spettacoli per tutti i gusti. Un palcoscenico diffuso con oltre 130 eventi a cura di 26 realtà culturali. Si scrive Scandicci Open City 2022, il fantastico quotidiano, e si legge musica, danza, poesia, teatro, cinema sotto le stelle, performance, conferenze, talk show, circo e incontri. Per Scandicci Open City è l'occasione di riportare in scena tutto il territorio. Abbiamo 130 eventi in oltre 30 location del territorio, private e pubbliche, che riporteranno lo spettacolo dal vivo ad essere protagonista assoluto. Il nostro pubblico, un pubblico che negli anni, soprattutto nelle edizioni 20 e 21, si è consolidato in circa 30.000 persone, aspetta con gioia questo momento. Scandicci Open City è anche l'occasione di valorizzare il valore proprio culturale e sociale che Scandicci in qualche modo ha sempre portato avanti come valore portante. Sono più di 130 gli eventi che interesseranno tutto il territorio, dalle colline al centro città, ai quartieri, come dire, più esterni all'area centrale di Scandicci, che l'amministrazione ha deciso di mettere a disposizione di tutti. In particolare mi viene da pensare all'offerta culturale sulla rassegna teatrale che verrà fatta alla Casa del Popolo, al Circolo Arci di Badia Settimo, piuttosto che le iniziative al pomario del Castello dell'Acciaiolo, o anche le opportunità nel nostro tessuto collinare fino ad arrivare appunto a San Vincenzo a Torre. L'importanza anche del coinvolgimento delle aziende, degli sponsor che contribuiscono in maniera importante a dare l'opportunità anche all'amministrazione di una proposta culturale appunto diversa, diversificata per ogni gusto, dal più impegnato alla musica classica, quella contemporanea, più rock, al teatro in vernacolo e quant'altro. A 90 anni dalla morte di Dino Campana, tra i tanti eventi per ricordare la sua figura poliedrica, quello del 9 settembre, quando verrà aperto il Giardino degli Incontri di Sollicciano, in cui dialogheranno musica e poesia. È un ruolo fondamentale sul territorio, come ha confermato la direttrice del carcere Antonella Tuoni, lo vuole avere il penitenziario, che deve essere aperto come un quartiere della città, dando la possibilità ai detenuti di poter seguire gli spettacoli. Grazie intanto alla passione dell'assessora Sereni, che l'anno scorso mi ha chiesto di presentare la manifestazione di interesse per ospitare alcuni spettacoli dell'estate scandiccese. Io sono stata veramente contenta e entusiasta di questa proposta, che ho colto al volo, perché a Sollicciano c'è uno spazio meraviglioso, il Giardino degli Incontri, che è destinato non solo agli incontri detenuti e persone detenute e propri familiari, ma vorremmo diventasse anche uno spazio aperto per la città. Quindi questa è stata un'occasione che io ho colto immediatamente al volo, e quindi quest'anno facciamo il bis.